non costa nulla, ma richiede molto di tempo. Ci sono giovani, mezzi giovani e giovanissimi. Costernato, purtroppo non può essere con noi, mi ha pregato di porgervi le più sentite scuse e che sicuramente passato questo momento, speriamo bene, nel più breve tempo possibile, sarà con noi per una bella serata di contenuti. Lui che è un infine economista, meridionalista, ed è il fondatore assieme al professor Fiandaga dei movimenti in Sicilia con il gruppo del 9 marzo, che ha realizzato a Palermo questa nostra stessa esperienza di affiancamento ai partiti tradizionali da parte dei movimenti per il tentativo, la speranza di creare. Io non so cosa troverà da noi, ma credo che di stamattasso. Allora, cosa c'è da preparare? Quindi questa serata appunto è al disegno della improvvisazione. Parla del giovane, quindi se ne può e anche parla. Ti prego, con giovane di non esagerare, ci sono anche i mezzi giovani, come ho detto, è giusto? Ci siamo noi, convenziamo. Bene, a proposito di questo, direi avanti, non si parla, no, grazie. Anche la musica. Di questa grande possibilità che ha la Chiesa militante, la Chiesa di base, le comunità cattoliche di base, che hanno raccolto questo, veramente questo grido di dolore che da più parti si è levato in questi anni, che finalmente hanno definito e dichiarato che non è più procrastinabile la creazione di una nuova città di collegamenti inconfessabili e oscuri, di questa nuova destra di Forza Italia, nuovo senatore, come dicono a Napoli, che adesso mette in campo tutti i propri mezzi che noi ben conosciamo. Sappiamo i collegamenti con la malavita organizzata, sappiamo che cosa significa la realtà della mafia in questa nostra città, sappiamo che la mafia si è già mossa da tempo per determinare l'esito di queste elezioni. Contro di questo esistono questi nostri volti, queste nostre persone, questo nostro impegno, e continuerà anche dopo in una stagione di opposizione, perché non esiste politica che possa determinarsi solo ai fini di un risultato. Dobbiamo saper continuare a lavorare, a essere forti anche nel caso in cui noi fossimo forza di opposizione. Diciamo candidato sindaco. Come si parlava di giovanissimi, io sono stata chiamata in causa come giovanissima. No, io sento il bisogno intanto di ringraziare questi giovani, tutti quelli che in un certo senso mi hanno dato stima. Io volevo farvi stasera una riflessione così, volevo fare una riflessione ad alta voce. Io devo tanto ai movimenti, poi in particolare al risveglio. I movimenti mi hanno ridato la parola. Io da alcuni anni avevo deciso di non usare la parola, perché la parola non solo è usata, ma è abusata. Spesso la parola diventa strumento di potere. E in una città
come la nostra, dove molto spesso ci sono parole e dietro ci sono, c'è tanto, e voi lo sapete, c'è tanto, quando uno si omologa in basso. Vedete, io l'altro giorno riflettevo per quell'incontro, lì si parlava di riciclaggio, eccetera. Se la gente nei quartieri poveri si abitua a una certa qualità della vita, non sente più l'esigenza del cambiamento. Perché? Poche emozioni, voglio dire, stasera raccogliamo i frutti di un lavoro che è partito qualche mese fa per noi giovani autoconvocati per il risveglio, già qualche un po' più di due mesi fa. Emozionato e ho grande entusiasmo a presentarvi la lista di candidati che diciamo, singolarmente farà Saro poi dopo, candidati della lista dei movimenti del centro-sinistra, a cui alla cui formazione abbiamo lavorato noi, i giovani autoconvocati e il movimento del risveglio. L'attesa per questa prima uscita pubblica è stata grande, soprattutto tra di noi, è stata grande l'attesa per l'uscita di questo simbolo che vedete in questi manifesti. Ci dispiace dell'assenza, diciamo, giustificata per i motivi che vi ha spiegato Sara, il professore Centorrino, ma con lui o con altri rappresentanti dei movimenti avremo altre occasioni di incontro su altri temi, anche sull'aspetto programmatico di questa coalizione. Il nome che abbiamo scelto per questa lista è il movimento perché comunque apparteniamo, non siamo un partito e apparteniamo alla grande area dei movimenti del centro-sinistra, così come spontaneamente sono nati i movimenti del centro-sinistra, i grandi movimenti nazionali su grandi temi di rilevanza e di estrema rilevanza, quale la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Allo stesso modo anche noi, animati da questa passione, dalla passione civile, dalla indignazione nei confronti di questo attacco ai diritti e dall'entusiasmo, ci siamo autoconvocati, ponendoci come obiettivo innanzitutto l'unità di tutto il centro-sinistra con Rifondazione Comunista. E l'obiettivo dell'affermazione, diciamo, attraverso scelte politiche coraggiose, della cultura della legalità, della giustizia e della solidarietà. E di nuovo, diciamo, di una più attenta, di una maggiore attenzione verso le politiche dei giovani. In questa direzione di affermazione di legalità è andata una delle nostre iniziative, quella della defissione dei manifesti, diciamo, collocati abusivamente fuori dagli spazi. Un'iniziativa che ha voluto scuotere le coscienze, questo obiettivo l'abbiamo raggiunto. Dicevo, scuotere le coscienze, il senso civico di vivere cileale, quello stesso senso civico che però molti autorevoli cittadini di cileale non hanno. E mi riferisco a chi imbratta sfacciatamente e barbaramente i muri ed ogni manufatto cileale. Questi signori che imbrattano hanno rappresentato e rappresentano ancora oggi la cileale a vario livello. Sono gli stessi che poi nei vari convegni, dibattiti, parlano di novità, parlano di cultura di impresa, parlano di turismo. Di turismo, vorrei capire quale turismo. Magari forse che con i manifesti abusivi, dei manifesti abusivi ne faranno un'attrattiva turistica, oppure organizzeranno una mostra dei manifesti abusivi. Istituiranno una fondazione, magari. Ma quello che più indigna è la sfacciataggine. Quella sfacciataggine tipica di chi ritiene di essere al di sopra delle regole, di chi alimenta il proprio consenso approfittando dei bisogni della gente e dei diritti dei cittadini, di chi intende fare prevalere la logica del più forte, dei maggiori mezzi finanziari, la logica del potere e dei muri, di chi, nonostante l'opera di defissione dei cittadini che è stata compiuta da cileali, in alcune zone di cileali, nonostante le ripetute denunce sono state presentate e nonostante la presenza degli appositi spazi per le fissioni elettorali ha continuato a sporcare ovunque. La sfrontatezza di questi stessi soggetti poi arriva a livelli quasi paradossali quando i manifesti vengono collocati al di sopra dei manifesti fatti affiggere dal comune a copertura di quelli abusivi. Quella stessa sfacciataggine elettorale
di chi, di questi amministratori, ex amministratori, hanno recentemente partecipato a funzioni importanti e sentite, funzioni religiose, ponendosi davanti a tutti pur non ricoprendo nessuna carica istituzionale. Ammesso poi che ricoprire cariche istituzionali non consenta più di stare in mezzo alla gente. Di fronte a questo, oggi abbiamo l'occasione di cambiare. E lo strumento ce l'abbiamo. L'occasione di mandare un po' a casa i consiglieri dell'attenzionare. Adesso hanno coniato anche questo nuovo verbo, attenzionare. Parlano tutti di attenzionare. Attenzionano tutto. E attenzionano tutto. Ma dicevo, noi lo strumento ce l'abbiamo per imporre il cambiamento, e noi ragazzi lo vogliamo imporre il cambiamento, lo chiediamo, e lo strumento è il nostro voto, è il vostro voto a questa elezione. Lo slogan del manifesto "Vuoi il cambiamento? Scegli il movimento", diciamo, rappresenta bene il senso di questa lista. E qui il vero cambiamento è nei candidati di questa lista, nella grande presenza femminile della lista, nel loro impegno, nelle coscienze di tutti quelli che sono impegnati, tutti coloro sono impegnati nella coalizione del centro-sinistra che sostiene la candidatura di Salvo La Rosa, nella stessa squadra degli assessori che Salvo ci presenterà tra pochi giorni. Il vero cambiamento, il cambiamento è anche e soprattutto nell'unità di tutta la coalizione sulla base di un programma politico amministrativo comune che contiene finalmente scelte forti e coraggiose. Oggi siamo uniti e abbiamo un programma comune. Dicevo, scelte coraggiose. Salvo qualche giorno fa ha partecipato a questo incontro di dibattito con il volontariato sulla biocittà. E la biocittà va proprio nella direzione che noi chiediamo. Va progressivamente nella direzione di una maggiore vivibilità della nostra città, con la creazione di nuovi e più efficienti servizi, con la realizzazione di nuovi parcheggi, di servizi gratuiti di bus navetta che ci consentono la totale chiusura del centro storico al traffico, a vantaggio non soltanto dei cittadini che potranno liberamente passeggiare, ma anche di quegli stessi commercianti che tanto hanno osteggiato la chiusura del centro storico. L'idea di biocittà va nella direzione di garantire servizi, specie in quei quartieri e nelle frazioni troppo a lungo dimenticati. L'idea di biocittà che prevede l'istituzione di nuovi spazi ricreativi, di sbarco, di libera di espressione per i giovani, spazi alternativi alle sale giochi. Proprio su questo aspetto concludo il programma del sindaco di Salvo, lo chiamo sindaco, io lo chiamo candidato sindaco volutamente, il programma del sindaco La Rosa su questo contiene un preciso impegno, è quello di un'immediata individuazione di un immobile comunale da destinare a uno spazio giovanile. Noi su questo un'idea precisa ce l'abbiamo, non so in quanto fattibile, pensiamo all'angolo di paradiso della Villa Belvedere. Pensiamo che lì si possa creare un centro multiculturale, si possa creare un centro dove fare musica, fare spettacoli in genere, danza, teatro, dove ascoltare musica, dove semplicemente chiacchierare. E sempre a proposito di questo spazio giovanile, noi nei prossimi giorni lanceremo un'iniziativa che abbiamo chiamato "I giovani si prendono lo spazio". Noi chiederemo ad ogni famiglia cese di donare un libro o una videocassetta, un CD o comunque un supporto, diciamo, culturale, affinché per cominciare ad attrezzare questo centro giovanile. Offriremo ovviamente tutto il materiale raccolto al comune nel momento in cui ci individuerà lo spazio da destinare al centro giovanile, o diversamente lo destineremo a una parrocchia, magari di quelle delle frazioni che sono quelle più dimenticate, dove magari hanno già costituito dei centri giovanili di aggregazione. Su questi temi noi ci vogliamo impegnare, ci siamo impegnati, siamo dentro la coalizione a pieno titolo. Su questo progetto ci stiamo scommettendo, siamo, come dice Salvo, uomini liberi, camminiamo con le nostre coscienze a testa alta.
non abbiamo padrini, differenza della destra che padrini ne ha tre e decidono le sorti dei sindaci delle varie poltrone. Noi andiamo a testa alta, per questo siamo in questa campagna. Buonasera a tutti, io sono Giulio Rossi, sono uno studente del liceo scientifico, sono al quinto anno e insomma sono qui per presentarmi e spiegarvi i motivi per i quali sono candidato. Ecco, innanzitutto vorrei ringraziare il mio professore Blanco perché diciamo per l'incoraggiamento e per la fiducia. Primo fatto nuovo è l'unione delle forze, certamente del centro-sinistra, assieme alla Rifondazione Comunista, assieme ad altre parti della società e via cileana. Ma questo non credo che sia la novità vera. Cioè io non credo che la novità vera di questa campagna elettorale debba essere cercata nel carattere politico di questa proposta. Io non credo che il carattere di novità vera di questa campagna elettorale vada cercata nei criteri squisitamente politici. Io ho la sensazione che non si sta consumando in questa città uno scontro tra destra e sinistra, non di quella destra e di quella sinistra classica, canonica, che noi siamo abituati a considerare e studiare nei libri di scuola. Questa città e l'altro passo avanti è un'autocondanna in qualche modo per la, tra virgolette, cautela. Il documento dice per la prudenza con la quale finora la stessa comunità ecclesiale ha affrontato, anzi non ha affrontato, questo problema tra partiti e movimenti, e perché l'espressione poi di queste candidature sono espressioni, anche se con una tessera di partito in tasca e nessuno se ne vergogna, ma sono espressioni di società civile. Nessuno di noi è professionista della politica. Nessuno dei consiglieri comunali uscenti della nostra parte politica è professionista della politica, nessuno dei candidati, dei 160 candidati che appoggiano la mia sindacatura è professionista della politica. Dall'altra parte non è così. Dall'altro lato ci sono anche i piccolissimi professionisti della politica, cioè che reggono anche le proprie personali posizioni economiche sulla scorta di un seggio in consiglio comunale. Quindi c'è una rivoluzione oggi in atto, c'è una rivoluzione della società. Io devo innanzitutto esprimere la mia grande solidarietà ed entusiasmo per la presentazione di una lista dei movimenti, perché credo molto che i movimenti oggi rappresentino sia a livello nazionale ma anche a livello cittadino una forza di creatività, di propulsione verso il futuro, di capacità di portare nella politica una ventata di vitalità, di energia e di giovinezza che noi ancora non avevamo pienamente ottenuto. La presenza dei movimenti quindi è veramente lo stimolo perché anche la politica trovi un contatto più diretto con le forze più vive della società. E nel dire questo, lo dico con grande convinzione, lo dico perché io a questo mondo sono stata vicina, sono vicina, ho avuto contatti personali, ho avuto anche modo di partecipare direttamente alle attività del cattolicesimo di base, di quel cattolicesimo che si sforza di umanizzare il presente, di umanizzare l'esistente, di coniugare Vangelo e storia, di mettere, di spendere nella dimensione sociale, nella dimensione politica,
tutto ciò che la nostra spiritualità così ricca e così profonda ci dà. Ed è vero anche che il mondo dei movimenti ha portato ad Acireale un momento di grandissima propulsione, sia quando abbiamo dovuto affrontare i problemi legati alla pace, con le manifestazioni, con tutte le iniziative di stimolo, con la capillare informazione, che è stata di grande utilità. Però questa è una stagione bella per Acireale e anche per la politica. È una stagione molto proficua. Innanzitutto di lavoro nero, di lavoro sommerso, di discontinuità. Ora il nostro progetto, della biocittà, la capacità di utilizzare quelle poche risorse del bilancio nell'unica maniera utile, che è quella di fare crescere la città, vanno finalizzate al potenziamento di una città turistico-termale all'interno della quale si creino delle opportunità di lavoro. E questo è un elemento assolutamente necessario, centrale e prioritario nel programma di Salvatore La Rosa. Ma dobbiamo anche fare capire alle persone che tutto questo, se da un lato il Comune lo promuove attraverso l'infrastrutturazione, attraverso la progettualità, è anche un diritto. E non è un qualcosa che si deve ottenere attraverso varie modalità di lavoro. Mi è arrivato all'orecchio che in questi giorni molte persone, molti candidati, persone vicine ai candidati, stanno facendo un'attività regolarissima, ma che ha un chiaro significato, e io ve la voglio denunciare. Cioè loro stanno facendo domande di assunzione, domande di impiego, richieste che in qualche modo lasciano intendere che le possibilità di trovare una nuova occupazione sono date da queste persone, da questi canali. E di fatto in molti casi riescono a dare soddisfazione a questa domanda, non in tutti ma in buona parte sì. Ecco dov'è che noi dobbiamo lavorare, dobbiamo agire. Io avevo già parlato del voto di scambio, il piccolo favore in cambio del voto, la persona che si vende in cambio del piccolo favore che gli è dovuto. E allora noi dobbiamo veramente mettere in condizioni le persone di capire che sono titolari di diritti. Ma non dobbiamo dimenticare che in questo momento ad Acireale c'è fame di lavoro. Io non lo sapevo fino a che punto. Mi ho toccato il posto, c'è bisogno di sviluppo. E allora di fronte. Una è la signora Anna Maria Vinciguerra,
la capacità di essere volontari e cittadini esemplari. Allora Eugenia Percioli, 25 anni, Anna Maria, che preghiamo se non c'è. Con Anna Maria, 25 anni, noi qui stasera sottoscriviamo un patto. Non è una cambiale, non è una speculazione avere un candidato del cosiddetto movimento dei cittadini terremotati, come si dice. È un impegno che noi assumiamo in prima persona, che ha bisogno di presentazione, a Sabrina Cerni, che è stata qui con noi, a Pina Matti, la nostra che viene al mare, a Maria Luisa Spano, a Daniela Cantarella, ecco, che mi ha detto per l'ultimo una candidata, poi vi dico perché. Giulia Rossi, che è già venuta a parlare, è stato presentato da noi. Stavo parlando con questa signora come professore di ginnastica, forse non è andato in palestra nelle ultime settimane. Santi Maccarrone. Alzati. Alzio Militello. Antonio Roberto. Il punto di vista più diffuso in acireale, Giuseppe Domarchio. Giocati. Francesco Fichera, la simpatia, il Mazzolino, Marco Trovato, l'impegno, gli scout, il volontariato cattolico, Vincenzo Rapido, l'uomo giusto al posto sbagliato, Pino Volpe e Pippo Trovato, due professionisti che stanno a dimostrare come si può uscire dalla considerazione piccolo borghese dell'ultimo e del primo artistico per connettersi per una nostra giornata cereale, Pippo Trovato e Pino Volpe. Mi pare di non aver dimenticato nessuno. Camilla Pani, Saro Patanè, non occorre, non... Simona Ventura, una capitana, la nostra capitana, come dice Gene Gnocchi. Abbiamo individuato, abbiamo ritenuto, creduto di individuare in una candidata un po' la sintesi di tutte le nostre esperienze, sia perché è stata la professoressa che ha fatto sognare generazione di ginnasiale, di liceale, vero professoressa? Sia perché... Emanuele Leotta, rischiamo l'arresto, ma Emanuele Leotta mi perdonerà, il Mario di Finanza, importante candidatura per il nostro movimento. Camilla Stano è la sintesi del movimento, è il volontariato cattolico di base, è la continuità della nostra formazione, è l'università popolare. E la dimostrazione che ci si può impegnare, si può avere la voce per dire veramente qualcosa di nuovo, sempre, sempre e comunque, anche nelle condizioni più difficili. Lei è la nostra capolista. A tutti auguri e viva la nostra sindaco, viva il centro-sinistra. In ritardo. No, 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 no.
E l'ha fatto inquadrare, no? Candidati, per favore, mettono al tavolo.